social. Bentornati amici di Live Social, non ci stanchiamo mai di tenervi compagnia, lo facciamo come sempre dal nostro salotto radiofonico sulle frequenze di Radio News 24. Questa sera è qui con me un medico nutrizionista, do il benvenuto al dottor Claudio Fiorilla, benvenuto. Buonasera, grazie per avermi invitato. Buonasera Claudio, intanto io inizierei raccontando di che cosa si occupa. Io credo che ci sia molto da dire sull'alimentazione, può essere anche un incredibile strumento per la salute. Sì, sì, senza dubbio. Io sono, di base sono un medico, poi mi sono interessato anche della nutrizione nel mio percorso. Quindi assolutamente una visione completa, anche perché insomma ha sia le competenze legate alla nutrizione sia una visione completa in quanto un medico, quindi anche una marcia in più, diciamo, in quello che riguarda proprio la salute in termini di alimentazione. Beh sì, in generale comunque la nutrizione è già importante, diciamo, di suo, poi è la molte volte anche la prima terapia, diciamo, per molte malattie. Esatto. Ovviamente è importante anche soprattutto è importante nel soggetto sano. Certo, perché può prevenire e quindi può migliorare anche la qualità di vita dei nostri giorni. Possiamo lasciare anche un contatto online, una pagina social o un sito per magari contattarla in seguito all'intervista? Sì, sì, sicuramente, anche grazie per l'opportunità. Io ho sia una pagina Facebook che una pagina Instagram con il mio nome e cognome, dottor Claudio Fiorilla, medico nutrizionista, sia su Facebook che su Instagram. Esatto, ecco, invece possiamo regalare qualche consiglio magari relativo proprio a questo particolare periodo di quarantena che siamo costretti a trascorrere a casa. Credo che sì, l'alimentazione possa essere insomma o un incredibile strumento oppure un po' un'arma a doppio taglio, perché abbiamo sempre insomma il cibo a portata di mano e siamo un po' più sedentari. Sì, esattamente, questo è un periodo particolare già di suo per questa pandemia. Appunto siamo sempre a casa, magari ci sono persone che non sono neanche abituate a stare tanto a casa, è un periodo di anche inattività, abbiamo la cosa che può succedere, come hai detto tu, è un'arma a doppio taglio, l'alimentazione. Ecco, possiamo quindi regalare qualche consiglio? Esiste qualche alimento insomma che può aiutarci in questo periodo, oppure qualche piccola buona abitudine, qualche curiosità? Sì, sì, senza dubbio. Il primo consiglio che mi sento di dare è innanzitutto, questo è un periodo appunto in cui si ha una riduzione delle calorie che noi consumiamo, perché appunto siamo a casa, ma dall'altro lato anche c'è un aumento delle calorie che noi ingeriamo, perché appunto abbiamo sempre il cibo a portata di mano. Io personalmente a casa mia c'è sempre il frigo pieno e la dispensa piena, quindi è anche difficile non cedere alla tentazione. Benissimo. Ecco, come possiamo fare quindi, dottore? Beh, è importante, di base, non solo in questo periodo, è consumare 5 pasti al giorno. Quindi dalla colazione alla cena con due spuntini alla mattina e alla merenda. Questo può sembrare banale, ma è importante perché può anticipare il senso della fame, quindi non arrivare al pranzo e alla cena con una fame eccessiva e quindi mangiare anche più del dovuto. Ecco, io tra l'altro so che questo tipo di accorgimento permette anche di velocizzare il metabolismo, quindi potrebbe essere, insomma, una buona abitudine poi da mantenere sempre, ecco. Esattamente, questo può essere un periodo anche, cioè è un periodo pericoloso, perché si possono prendere delle abitudini malvagie, diciamo, ma anche delle abitudini per migliorare il nostro stile di vita. Questo non ci uno, molti non ci pensano, ma anche mangiare, anche digerire consuma calorie. Certo. Quindi uno sembra paradossale, ma più uno mangia più consuma calorie. È fantastico, insomma, grazie di averci dato questa visione. Io credo che questo sia uno dei classici falsi miti che vanno insomma sfatati sull'alimentazione. Poterlo fare
con un professionista del settore sicuramente è una marcia in più. Quindi grazie mille, dottor Fiorilla, per essere stato con noi, per averci regalato anche questi consigli preziosissimi che secondo me sono assolutamente perfetti per essere testati in questo periodo che stiamo vivendo. Se vuole aggiungere qualcosa, un consiglio, un saluto, può farlo ora. Basti, l'ultimo consiglio che mi sento di dare è magari provare a cucinare innanzitutto cibi colorati, che comunque in questo periodo, diciamo, non molto allegro, i colori mettono, mettono allegria. Certo. Anche provare a cucinare magari anche ricette che non si ha magari anche il tempo di fare in tempi, diciamo, normali. Certo, grazie mille quindi per essere stato con noi, dottor Fiorilla, per averci regalato tutte le sue competenze preziosissime. Grazie a voi. A presto e buon lavoro. Grazie mille anche a voi. E mi raccomando, non scappate perché Live Social non si ferma, siamo sempre qui con voi. A dopo. Live Social.